Buongiorno ai consiglieri comunali, agli assessori, ai sindaci di San Giuliano, di San Donato, di Cerro Lambro, di Vizzolo, di Carpiano, di Colturano, di Settala, di Paullo, di Pioltello e di Cernusco sul Naviglio. Questi saranno gli amministratori che, ovviamente, in base a tutti gli impegni che i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, soprattutto i primi 2 hanno durante il weekend, matrimoni compresi, riusciranno a essere qui da questa mattina e oggi pomeriggio. Molti sindaci sono già qua in sala, molti arriveranno nel mentre, molti saranno qui nel pomeriggio. 12 comuni, di fatto il sud-est di Milano, per questo appuntamento che insieme raccoglie e rappresenta circa 200.000 abitanti. Per fare un paragone, una città importante come Firenze ha circa 300.000 abitanti e il capoluogo di provincia a noi più vicino è Lodi, che ne ha 43.000. Questo è un dato importante perché ci fa capire se si vuole che cosa si riesce a fare stando insieme, mettendo insieme un sacco di rappresentanze, un sacco di città, un sacco di paesi. Un buongiorno e benvenuti agli esperti, ai tecnici, ai professionisti di alto livello che oggi ci aiuteranno sostanzialmente a capire dove siamo. Sono già arrivati, altri ne arriveranno. Ci aiuteranno a capire dove siamo sostanzialmente perché l'obiettivo di oggi è questo: cercare di capire in modo tecnico, concreto, sui dati dove siamo, dove sta la nostra zona, dove sta l'Italia, in tutta una serie di settori. Buongiorno e benvenuti ai rappresentanti di ANCI Lombardia, dell'Ufficio di Piano del Distretto, dell'Azienda Speciale del Distretto, della CGIL Lombardia, di Assolombarda e di Confapi che sono qui con noi questa mattina. Con noi abbiamo anche i presidenti di molte società pubbliche, abbiamo il presidente di TASM qui con noi, abbiamo il presidente di alcune società pubbliche che offrono servizi nelle nostre città. Abbiamo e avremo i rappresentanti del terzo settore che ci supportano nel sociale, abbiamo con noi, e avremo con noi gli imprenditori locali che insieme ai loro rappresentanti ci aiuteranno a capire qual è la situazione che stiamo vivendo. Un patto a misura di cittadino abbiamo voluto chiamare questa giornata, ovviamente il passaggio relativo e la vicinanza al patto di stabilità è evidente, ma abbiamo voluto fare un passo in più, un patto perché sostanzialmente questo ragionamento parte dalla fase storica che stiamo vivendo. Questo è un convegno istituzionale, è un convegno istituzionale che quindi affronta i temi in modo trasversale, però è evidente che da qualunque parte si guardi questa situazione politica, istituzionale del nostro paese e anche delle nostre città, appaiono evidenti 3 elementi. Nella storia recente e non meno recente, grandi errori, purtroppo, grandi problemi, perché questo da qualunque parte la si voglia guardare è quello che appare. Sono stati fatti grandi errori e oggi purtroppo si sono creati grandi problemi. Il debito pubblico, se partiamo dal livello più alto, se poi andiamo a vedere il concreto, questi effetti si riverberano nei fondi tagliati, per esempio, per le politiche sociali. Grande errore che porta a grande problema. Quindi la situazione storica che stiamo vivendo, grandi errori, grandi problemi creati e per cercare di risolvere grandi problemi è necessario trovare grandi soluzioni, perché altrimenti non ce la si fa. E chi deve prendere queste grandi soluzioni? Le abbiamo visto, le proposte si rincorrono, la società civile, la politica, i tecnici. Vediamo che, e questa è una riflessione personale, ma poi anche condivisa con gli altri amministratori, nessuno ce la fa da solo. Abbiamo visto anche che i tecnici da soli fanno fatica, i politici forse devono rinnovarsi. La società civile alla fine è un filo che unisce tutti, i politici sono la società civile, i tecnici fanno parte della società civile. Le forze sociali insieme, ma sì, difendono ognuno i propri interessi legittimamente, ma da soli anche loro non riescono ad affrontare il problema. Quindi un patto,
questa è l'idea che sta alla base, un patto che metta insieme tutte queste realtà, gli amministratori, i politici, i tecnici, le forze sociali, i cittadini, per ripartire insieme. Un patto per lo sviluppo, uno sviluppo che sia per tutti e non soltanto per pochi, e in questo momento economico-sociale questo è un punto inderogabile. Un patto che sia e che preveda il rigore sia nei conti, ma anche nel rispetto delle regole per tutti, e soprattutto un patto che porti ad una prospettiva. Perché tutti i sindaci lo sanno, oggi incontrando tutte le varie forze sociali, dai sindacati agli imprenditori, quello che ci viene richiesto è proprio questo. La politica deve dare una prospettiva, deve dire da che parte andiamo, in che direzione stiamo andando e se andiamo in una direzione. Qualche giorno fa ho partecipato a un'importante assemblea, l'assemblea di Asso Lombarda, il presidente Squinzi ha detto una cosa molto intelligente, ha detto c'è una bella differenza tra amministrare e governare. L'amministrazione è quella del breve termine, quella che gestisce l'urgenza. Il governo invece è quello che disegna la prospettiva. E questo è quello che la politica non può fare da sola, la società civile non può fare da sola, le forze sociali non possono fare da sole, e quindi tanto vale ridisegnarla insieme oggi che siamo in una situazione drammatica e complicata come quella che stiamo vivendo, dalla quale però dobbiamo rimbalzare. E quindi questo è l'obiettivo di fondo. Visto che noi rappresentiamo quella parte che fa riferimento alle istituzioni, ai rappresentanti all'interno delle istituzioni, alla politica, quella cosa che si occupa della cosa pubblica, per uscire da questa situazione serve buona politica, per fare buona politica servono buoni amministratori, non per forza nuovi amministratori, perché il nuovo non è per forza sinonimo di bontà, ma buoni amministratori sì, e buoni amministratori dal nostro punto di vista sono quelli che si informano, sono quelli che prima si occupano dei temi specifici come quelli che affronteremo oggi, sono quelli che studiano, sono quelli che si incontrano non per stabilire da che parte dello schieramento stanno, perché questa è roba che ha fallito, ma qual è la soluzione per risolvere quel problema. E per capire qual è la soluzione per risolvere quel problema bisogna prima sapere, per esempio, cosa chiedono oggi le imprese agli amministratori, qual è il livello di disoccupazione giovanile nel quale stiamo e potremmo purtroppo andare. Non so quanti amministratori, sicuramente i più, ma forse è bene stabilire che c'è in atto un attacco forte a quello che è il welfare sociale che abbiamo conosciuto e che domani richiederà delle nostre azioni forti, perché altrimenti tutto ciò che abbiamo conosciuto come welfare sociale domani potrebbe non esserci. Se i fondi regionali per le politiche sociali diminuiscono come sono nella previsione, probabilmente noi sindaci dovremmo star qui a ragionare domani, non tra 10 anni, di servizi che non potremo più offrire, non in parte, ma più offrire ai nostri cittadini. Quindi un patto per creare sostanzialmente in queste occasioni la classe politica che sia in grado di prendere con credibilità in mano ovviamente le nostre città, ovviamente un'ampia zona come quella che è il sud-est di Milano, perché abbiamo capito che non si può più fare da soli, non si va da nessuna parte da soli, piccoli o grandi che siano. Qui abbiamo comuni di 30 e rotti mila abitanti e abbiamo comuni di 3.000, né quello di 30.000 né quello di 3.000 possono andare avanti da soli per gestire tutta una serie di problemi, non si può più fare. Quindi l'obiettivo di questo, e l'obiettivo chiaro che si pone un evento come questo, è quello di formare la nuova classe dirigente sulla base dei dati e non sulla base dei posizionamenti. Partiamo dai dati, partiamo dalle cose concrete. Se conosciamo i dati, poi possiamo fare tutte le scelte politiche che legittimamente gli schieramenti potranno avere. Ma prima parliamo dei dati, altrimenti perdiamo tempo e facciamo le nostre riunioni a parlare di cose che magari sono state superate da un pezzo. Io la faccio breve e auguro a tutti un buon lavoro, un buon convegno, un ringraziamento al mio staff, chiedo di farlo, a Sonia, a Stefano, a Maria e a Marco che hanno organizzato, vi hanno chiamato in modo perfetto in questi giorni, che hanno permesso l'organizzazione di questa giornata, agli alpini che dopo ci daranno ristoro nella pausa pranzo, e questo evento che è costato, è bene da dirlo, praticamente nulla, perché abbiamo fatto tutto in house, come si dice in gergo, quindi si possono fare convegni che costano poco e che rendono secondo me molto.
Quindi un grazie a tutti, iniziamo il lavoro, invito al tavolo il sindaco di Pioltello Concas e Attilio Superti, che è il segretario generale di ANCI Lombardia. Allora, buongiorno a tutti. Intanto anch'io voglio cominciare con dei ringraziamenti ad Alessandro Lorenzago, che ha organizzato questa giornata, che io credo potrà rivelarsi positiva in tutte le sue parti, perché visto che è molto articolata la giornata di oggi, vediamo di anche metterla a frutto per tanti di noi. Ma io partirei da questo. Intanto io sono stato rinnovato nella mia carica nel 2011, quindi un anno fa circa, e durante questa campagna elettorale avevo ovviamente scritto, come tutti fanno i sindaci, un programma elettorale con una serie di cose da fare. Cioè, farò la scuola materna, farò l'asilo nido, il quarto Pioltello, il quarto asilo nido pubblico, la quarta scuola materna. Questo succedeva a giugno, io avevo vinto le elezioni a giugno 2011 insieme a te, infatti. E mi sono trovato però immediatamente alla fine di luglio in un'altra dimensione, cioè è cominciata la nuova dimensione, quella di cominciare a ripensare che le cose che avevo detto e scritto in un programma elettorale cominciavano a diventare difficili. Badate, non è che avessi fatto delle promesse, avevo appostato delle risorse, quindi avevo messo lì 1,5 milioni per fare l'asilo nido, un altro milione per fare la scuola materna e via dicendo, quindi non promesse ma fatti molto concreti. Ad agosto il dramma, che cominciano intanto le varie manovre economiche e del governo Berlusconi e poi via dicendo. Non la faccio lunga perché le conoscete tutte poi le manovre, qui sapete tutti di cosa stiamo parlando. Ecco, la cosa che più colpisce è quello di essere, come dire, passato per quello che, ma non da solo ovviamente, con tanti colleghi, come quello che ha proposto e detto di realizzare alcune cose e oggi sta lottando per spiegare che non le realizzerà. Cioè, è una cosa abbastanza singolare questa, no? Infatti tant'è che qualcuno mi dice, ma scusi, ma lei aveva scritto questo e quest'altro, sì, ha ragione, ma oggi non riesco più a mantenere, tant'è che ho dovuto, per esempio, quei soldi utilizzarli per fare altro. Ora, questo è, come dire, l'incipit di una vicenda, io credo, di una vicenda, credo, tremenda, anche molto pericolosa perché è l'elemento scatenante di una disgregazione del tessuto sociale della mia città. La mia città, come diceva giustamente il sindaco Lorenzago, è una città che si presta ad avere, si è prossima ad avere 40.000 abitanti, quindi parliamo di una città media, diciamo così, in Italia, con grandissimi problemi. Siamo la seconda città per percentuale, per esempio, di extracomunitari sul proprio territorio. Abbiamo il 22,5% di questa presenza. Tanto è che anche questo è un numero che ad